tutti amici miei, io sono Valentina e vi voglio dire che sono stanchissima perché sono le 7 del mattino, però ho una gran voglia di stare per 24 ore nella mia casetta minuscola, è bellissima. Adesso ve la faccio vedere utilizzando anche il selfie stick. Ok, ciao ciao! C'è già Amy! Ciao, eccomi dentro! Adesso accendo il cellulare e vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Ed eccomi nella mia casetta, è troppo carina, adesso ve la faccio vedere. Però guardate che c'è già qua, una bellissima gattina. Tu te la godi un po' troppo, ne? Io invece sono sempre dietro a studiare. Come è andata a scuola? Io bene, fortunatamente ho passato la prima, evviva, adesso sono in seconda. Devo dirvi che la seconda è molto meglio della prima. Cioè, secondo me è ancora più facile perché tipo ti sei già ambientato e quindi sei tutto, sei gli scappi malvagi dei professori. Ciao professore, se state guardando questo video vi voglio bene, un bacione, aiuto. Questo è il mio passatempo. Qua dei libri, ovviamente dovrò anche disegnare perché siamo a Natale, quindi dai, sì, un po' di disegni ci vanno. Poi libri, e fin qua ci siamo. Ancora libri. E poi ovviamente, oltre a studiare e a disegnare, farò anche dei musicali. Io adoro musicali. Se volete potete seguirmi su tutti i miei social. Su YouTube, Valentino Olivieri, tanto lo leggerete qua sotto. Poi Musical.ly, Val Olivieri Real, che si scrive Real, attenzione, in inglese. E poi Instagram, Valentina Olivieri Real, tutto minuscolo. Ah, e ovviamente poi pranzerò e cenerò chiamando mia mamma. Chissà che cosa mi cucinerà. Vabbè. Vi faccio vedere anche le cose che mi sono arrivate dalla Girabrilla, perché sono carinissimi, anche per arredare la mia casetta. Questi tre li metto qui, uno qua sopra che è troppo carino. Questo pesciolino ve lo posso mettere qua. Ma che carino, non avevo notato la bocca con rossetto. E poi questo gufetto qua che ricorda anche il Natale. Allora, adesso li cambio di colore, questo qua lo faccio dorato. Vedete, guardate che belli, sono bellissimi. Ringrazio molto la Nice Group. Poi l'unicorno da multicolor diventa... Oh, argento, ma che bello! Cioè, sono troppo carino, non vi verrebbe voglia di fare così. E poi, come diventa questo il pesciolino? Vediamo. Argento, ma che carino! Wow, questo sembra proprio reale. E lo lasciamo qua. Che carini che sono. Ti ringrazio, Girabrilla. E vediamo che cos'altro mi è arrivato. Ma che bello questo zaino multicolor! Lo utilizzerò sicuramente per la scuola. Che colore diventa? Allora, da fucsia e azzurro diventa argento, ma io adoro l'argento. Come fanno a conoscere i miei colori preferiti? Guardate che carine queste ciabatte della Girabrilla. Sono comodissime e le userò per dormire. Sono carinissime, unicornose, che carine! Non dimmi che è quello che penso. Vabbè, innanzitutto guardiamo l'esterno. Diventa argento, va bene, grazie. Ok, facciamo anche dei disegni. Vediamo cosa c'è dentro, sono super curiosa. Di che quello che penso, ti prego, ti prego, ti prego. Oddio, un set da trucchi, ma grazie, wow, è bellissimo. Ma quanti sono? Sono tantissimi. Amy, ci sono gli ombretti, i rossetti e poi altri ombretti colorati. Usiamo il pennellino anche per gli ombretti. Con un tocco di brillantezza, le mie labbra saranno ancora più carine. Wow, che bel colore! Adesso basta truccarsi. Noi ci mettiamo in chiacchiere e iniziamo questa fantastica giornata. Prima leggiamo un pochino, dai, sì, ci va. Ok, sono stanchissima. Adesso cosa potrei fare? Potrei disegnare, giusto? Ok, voglio fare un disegno natalizio, quindi creo un alberello. Prima facciamo il pino. Ok, la punta già non mi piace. Questa è già la forma orribile. Ecco qua, questa è la forma del pino. Aiuto. Adesso prendiamo l'oro e facciamo la stella. Ok, la stella già mi piace, tra virgolette, questa qui. Scrivetemi sotto nei commenti di che colore lo farete quest'anno l'albero. Noi l'abbiamo fatto bianco. Questo non è bianco, è verde. Ok, adesso prendiamo il fucsia dorato, cioè in realtà è un rosa dorato, non importa, e lo passiamo sopra il verde, così facciamo le palline. Eccolo qua. Adesso facciamo il tronco e poi abbiamo finito il disegno.
questa qui. Buon Natale, vi voglio bene. Ragazzi, adesso per mezzogiorno, come faccio? Io provo a chiamare mia mamma. Mamma, ho fame! Avrà sentito, spero proprio di sì. Boh. Intanto cosa posso fare? Potrei fare dei musicali, giusto? Ci ho messo veramente tanto a fare i musicali perché non potete capire. Praticamente il cavalletto del Safety Stick l'ho tenuto con due piedi, aiuto! Vabbè, adesso che ore sono? Sarà mezzogiorno un quarto, provo a richiamare mia mamma. Mamma, dai che c'ho fame! Ciao, mamma, finalmente, ma perché ci hai messo tanto? C'è il tavolino? No, aiuto, dammelo qua. Vieni. Grazie. Dammelo attraverso la finestra, per favore. Dove? Da qua? Qui. Ah, che bella, pasta al sugo. Grazie, mamma. Ce l'hai? Sì, grazie. Ciao. Ciao. Quanto ci ha messo? Ma sarà mezzogiorno o un quarto, dai. Cominciamo a mangiare. Che buona. Metto un attimo la telecamera lì così posso mangiare tranquillamente. Ciao. Veramente buona. Anche la vedo, non è pasta sua. È pasta ragù. Calda. Ok, ci vediamo tra qualche secondo. Magari anche tra qualche ora. Ma metterò tutto questo in velocità. Ciao. Ragazzi, non so. Cioè, aspettate un attimo, aiuto. Praticamente mi è volata la forchetta qua. E aiuto. Ho sporcato un pochino questa lucina. Vabbè, meno male che non era lì. Vediamo se funziona. Ok, sì, funziona, possiamo continuare a mangiare. Meno male. Ciao mamma, se stai guardando questo video ti voglio molto bene. Scusami per la lucina al sagù. Al sagù, va bene. Al sugo più ragù. Ok, possiamo dire che abbiamo finito di mangiare. Ah, era tutto buono. Adesso però beviamo perché l'acqua è molto importante. E adesso ci inventiamo qualcosa sul momento. Ma guarda un po', stranamente devo andare in bagno, chissà perché, forse perché devo fare i compiti. Yeah! Facciamo scienze, studiamo i muscoli. Io prima di studiare apro sempre la finestra perché sennò non, il mio cervello non lavora. Quindi la vedo un po' dura. Allora, fin qua ci siamo. Ce l'ho fatta. Ragazzi, si sente un buonissimo odore di legno bruciato. Io lo adoro questo odore. Ok, adesso sì che si può studiare. Quanto ti amo, scienze. Ma in realtà mi piace e... non mi piace. Mi piace, però non mi piace. Come posso dire? È difficile, però mi piace. Questi sono i miei disegni, tutti carini. Questi sono tutti i miei punti e tutte le risposte. Aiuto. Io faccio tutti i compiti il giorno stesso, perché così almeno sabato e domenica posso registrare e vedere le vostre bellissime facce. Yeah! E ho finito! Evviva, non ce la facevo più! Che ore sono? Aspettate un attimo, fatemi vedere. Ok, adesso che cosa faccio? Visto che sono le 3, ho deciso di mangiare. Che cosa potrei mangiare? Aiuto, non trovo più niente. Allora, visto che io non posso uscire, la situazione è questa. Al di fuori di questa porta bellissima, vedete? Ci sono un sacco di cose, tipo anche il piatto di prima del pranzo. Quindi ci sono un sacco di cose, quindi meglio non farvi vedere. Ok, sono stata un quarto d'ora su internet, ho guardato un po' di video, un po' di foto e qualche musical lì. TikTok, quello che volete.
E adesso ho deciso di leggere un pochino. Ah, e poi non ho ancora finito, vabbè. Ok, ci vediamo tra un po'. Ok, adesso scrivo un po' di segreti sul mio diario. Ci vediamo tra un pochino. Vabbè ragazzi, io non vi voglio però nascondere i segreti, quindi ho deciso di mostrarveli. Il ragazzo che mi piace, non vi dico chi è perché non posso, perché magari sta guardando questo video e quindi poi mi romperà le scatole, anche se non va nella mia stessa scuola, quindi chiunque tu sia, tu mi piaci un po'. Vabbè, allora, i capelli castano, gli occhi marroni, poi un altro particolare non lo dico perché sennò si capisce subito. Poi il ragazzo dei miei sogni è tipo questo, deve avere questi pregi, deve essere intelligente ovviamente, non deve tradirmi. Poi allora, diciamo che a me piacciono questi tipi di ragazzi, però ce n'è proprio uno che mi piace, che però non fa la mia stessa scuola. Yeah, viva! Vabbè, se stai guardando questo video, tanto non lo capiresti, spero di no. Ti mando un grandissimo bacio. E vabbè. Comunque, hai capelli color castano, hai gli occhi marroni. Non dico un altro particolare perché sennò capisce subito, perché praticamente l'unica persona che ho conosciuto con questi. E basta. E poi adesso ne scrivo altri. Ok, adesso scrivo le materie che amo. Ok, allora, sono tantissime proprio. Allora, scienze al primo posto, italiano, inglese e francese. Inglese e francese sono allo stesso livello. No, francese un pelino di più, però so che inglese servirà molto di più. Però io studio anche francese perché io ho la casa in Francia e quindi bonjour à tout le monde, comment ça va, je suis bien, j'ai 12 ans et demi. Ok, basta Valentina. Ok, adesso potrei continuare a disegnare perché comunque mi sono divertita prima a disegnare. Allora, che colosa, c'è qualcosa che non cosa. Facciamo un panorama con questo colore d'argento. Wow, un attimino, wow, è scarico, ma che bello, ma è fantastico. No dai, sinceramente è scarico, però il colore lo fa bello. Ok, lo so fare meglio di un bambino di 3 anni, vero? Non è vero, un bambino di 3 anni sa fare tutto meglio di me. Ok, questo è il cielo. Scommettiamo che un bambino di tre anni lo fa meglio di me. Ok, non facciamo il cielo, facciamo altre cose. Cosa ho scritto qua? Oddio, non ci credo, questi sono gli inviti per la festa di Halloween. Allora, dico soltanto l'iniziale per la privacy. Allora, invitati per la festa di Halloween. M, G, E. E poi B. Me lo sono dimenticata di scrivere. E poi E, però, che poi non è venuta. Poi chiedere se si vogliono vestirsi. Poi giochi, la Wii, brivido. Brivido? Cos'è già brivido? Non mi ricordo, brivido, che gioco era. Boh. Caccia al tesoro, balli, gioco del cuicchio. Boh, lo leggo. Poi cibo Halloween, cioccolani, che sarebbe tipo il cioccolato normale. Sì, noi ad Halloween diamo tutti i nomi stranissimi, tipo i popcorn li chiamiamo ossa di scheletro. Poi cioccolane, caramelle, pizza rossa e bianca, cupcake cervelli, che schifo, poi ne abbiamo fatti, popcorn, patatine bianche, gialle, wurstel, mummia, poi biscotti, i panini a denti. Ah, se tipo la mandibola di un mostro. E poi ancora un po'. Ok ragazzi, io sono stanchissima.
che ore saranno? Saranno le 7. Ok, allora meglio chiamare mia mamma e chiederle da mangiare. Mamma! Mi puoi cucinare la carne, per favore? Ok, ha detto di sì. Grazie! Ok, mia mamma è arrivata col cibo. Grazie. Cosa abbiamo qua? Insalata e carne, guarda che bel piattino. Grazie. Guarda che bel piattino che ho qui davanti. Partiamo dall'insalata. Mi risposto lì perché così sono più comoda per mangiare. Ho finito di mangiare, yeah! Poi aspettiamo un pochino, innanzitutto visto che saranno tipo le 8:30. No, che ore sono? Un attimo. Sono le 9, quindi tra un po' devo andare a letto. Spostiamo il tavolino. Ta-da-tam, ciao! Cominciamo a mettere le ciabattine della girabrina tenerissime e aspettiamo il cacomela, quindi ciao! Ho finito di fare il mio bellissimo disegno. Vale, vuoi un po' di frutta? Sì, grazie. Da che parte? Di qua. Che bello il cacomela, grazie. Prego. Ah, mi fai un favore? Sì. Potresti già darmi il pigiama? Ok. Grazie. Color rosa e rosso? Sì. Che bello. Gelatinoso, che buono. Ne vuoi ancora? No, grazie. Opla, te lo metto qui? Sì, grazie. Frutta finita. Vengo un attimo alla telecamera e mi metto il pigiama. Ciao. Wow. Ragazzi, sono le 10. Non riesco a dormire. Ho acceso la luce, però adesso ci provo a dormire di nuovo. Però non lo so, non ne sono sicura. Mia mamma mi ha dato anche una torcia e mi ha portato anche vestiti per domani. Spengo la luce. Eccomi. Non so se potete capire, ma io odio il buio. Ecco perché mia mamma mi ha dato una torcia e mi capisce. Ok. Ragazzi, io vorrei addormentarmi, ma non credo di farcela. Speriamo bene. Ciao, a dopo. Ciao, provo ad addormentarmi. Aiuto. Ok. Oddio ragazzi, dovete provare. No, vabbè. Cioè, non potete capire perché. Adesso vi faccio vedere. Sto puntando la luce contro la girabrilla e mi fa questo effetto di discoteca. Quindi potete fare anche un pigiama party con i vostri amici. Tons. Ok, vale, dai, ti prego, adesso non è il momento di giocare. Devi addormentarti perché sono le 10:30. Aiuto. Ce la facciamo. Dai, vale. Aiuto. Vedo anche di fuori. Cioè, fa paura, sembra una specie di cella. Ok. Vale, ce la puoi fare. Se nel team Micini, il team Micini non si abbatte mai. Ciao. Lascio la luce così perché non voglio dormire senza il buio. Ciao. Ragazzi, ma come faccio ad addormentarmi? Io non posso addormentarmi. Aspettate, spostiamo anche. Come faccio ad addormentarmi? Non c'è posto. Scrivetemi sotto nei commenti se avete mai visto un horror. Io no e non ne guarderò mai uno. Ciao. Ok. Speriamo bene. Aspettate, voglio dormire vicino a voi perché c'ho paura. Oddio, oddio. Ma che sono? Scusate un attimo. Ciao a tutti innanzitutto. Allora, che ore sono? Sono le 10. Oh mio Dio, non dormire proprio tanto. Cioè, in realtà più o meno. Vabbè. Comunque, ho passato 24 ore. No, di più, ho passato 28 ore qua dentro, 27 credo.
Non ci credo, ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta, evviva! Ok, forse è meglio cambiarsi i vestiti e accendere la luce. No, aprire la finestra è meglio. Andiamo, non ce la faccio più, sono stanca. Aiuto un attimino. Ah, buongiorno mondo! Prima, ragazzi, voglio fare una cosa. Prima la finestra. Oddio, si è bloccata. No. Ok, no, ce l'ho fatta. Wow, che bella luce che fa. Oddio, quanto fa freddo. Fa freddissimo. Oddio, che brutte che sono. Ragazzi, ho finito di fare colazione. Era tutto buonissimo. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi prego di iscrivervi e di lasciare un bellissimo commento. Ciao!